Bene, Willy, il pubblico ha deciso, sarai un giocatore dell'Atletico Varese. Sì, ah, finalmente, e non è finita qui. Che intenzione di prendere? Ah, vedrai, vedrai, con il budget di 80 milioni che ci hanno dato faremo una squadra epica. Ok, tipo? Tipo lui! Bernardeschi? Sì, esatto! Stai scherzando? Oh, non offendere il Goat e le sue giocate. E quanto lo stai pagando? Ho offerto 18 milioni. Diciamo che ci sta. Ma ne vogliono quasi 20. No, aspetta, non vorrei mica... Accettato! Mannaggia, cosa mi fai fare? Ok, affare fatto! Berna, benvenuto all'Atletico! Andiamo ai prossimi! No, mamma, non voglio neanche immaginarmi i prossimi. Esatto, ragazzi, questi sono solo i primi due. E se vi sta piacendo questo calciomercato, o anche se non vi sta piacendo ma vi sta facendo divertire, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per un altro episodio su FIFA 22. Ah, non dimenticate che qua sotto in descrizione troverete il mio libro, un incredibile racconto dei videogiochi nel mondo reale, e ci sono anche gli anime. E ora continuiamo con il nostro mercato. Ok, va bene gli attaccanti, ma servono anche altri ruoli. Certo, ci mancherebbe. E chi vorresti prendere? Ho due bei nomi per la difesa. Ho paura a sentirli. Primo è Di Marco. Ah, beh, non me lo aspettavo. Dai, allora trattiamo. Ok, vediamo quanto vogliono. 21 milioni. Beh, di prospettiva ci può stare. Sì, ma nessuno pensa alla prospettiva dei miei soldi, però. Detto da chi li ha usati per Bernardeschi. Ti ho già detto che poi capirai. Beh, facciamo così. Questo lo scelgo io e il prossimo tu. Va bene, ci sta, dai, facciamo una testa. Ok, allora perfetto, chiuso 22. Di Marco, benvenuto all'Atletico Varese. Va, speriamo in bene. Per me va bene lui. Stai scherzando? Fidati, se Allegri si fida di De Sciglio, mi fido anche io. Ah, lo sapevo che non dovevo lasciargli libertà di scelta. Ora tocca a te, no? Già, e stavo pensando in esterno. Tipo? Cosa Bale? Ma sai che è problematico, vero? Certo, ma basta saperlo trattare. Beh, diceva così anche di Balotelli. Aspetta. E se? Non ci pensare. Peccato, avrebbero fatto una coppia fenomenale con Gnunto. Allora chiudiamo per Bale a 20 milioni. Per il Berna abbiamo speso di più, ma non ricordiamoglielo. Benvenuto nell'Atletico Varese, Gareth. Ci vuole un portiere ora. Già, qualcuno che abbia vinto tanto e sappia guidare, quasi tifare la difesa. Beh, io ho un leader che ha vinto tanto, ce l'ho. No, no, dai, ti prego. Sì, sì. Invece hai offerto 1 milione. Oh, hai valutato 1.200.000, E affare fatto, perfetto. Se così si può dire. Ed eccolo qui, Carlo Pinsoglio. Dai un po', questo Atletico Varese. Ok, ci manca solo un difensore centrale. Già. Ma prenderò un attaccante. Voglio farti contento. Sei serio? Sì, sono anche un po' curioso di allenarlo. No, vabbè, non ci credo. Bene, offerta accettata a 8,7 milioni. Ah, ti prego, sto volando. Mario Balotelli, benvenuto all'Atletico Varese. No, 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 stop, guarda. Cosa? Ma ha chiesto una cifra che ci manda in bancarotta. Cosa dobbiamo pagargli? Pure gli orecchini. Mi dispiace, ma non possiamo andare avanti. Ah, peccato. Proviamo con Higuain. Oh, perfetto, grande, dai che l'ha accettata. Allora ci siamo, avremo il Pipita. Sì, ma chiede troppo anche lui. Vabbè, ma cavolo, sono tutti esagerati. Ho un'idea, forse se vinciamo le supercoppe ci daranno dei premi. Oh, certo, almeno avremo abbastanza soldi. Forza, andiamo. Aspetta, c'è la conferenza. Oddio, è vero. E qui il problema è che si trasforma lui quando vede i giornalisti. L'acquisto di Pinsoglio è uno dei colpi dell'anno. Cosa si aspetta dal debutto? Ah, davvero? Volevo dire, beh, sinceramente l'ho voluto fortemente. Ed è solo grazie a me se è qui con noi. Mi aspetto molto da lui. Ma che bugiardo, non lo voleva manco guidare il pullman. L'acquisto di Bale ha caricato i tifosi. Cosa si aspetta invece dal suo debutto? Beh, non c'è molto da dire, signori. Parliamo di Gareth Bale. Beh, visti i trascorsi con il Real, ce ne sarebbero di cose da dire. E invece Di Marco ha reso i tifosi entusiasti. Cosa si aspetta dal suo esordio? Beh, devo dire solo una cosa. Vano, siamo 2-1 per me. Cavoli, ha ragione. Mi hanno approvato già due giocatori. Va bene, ok, chiudiamo qui con le domande. Grazie, arrivederci, arrivederci. Bene, ora andiamo. Grazie davvero. Bene, eccoci. Guardali, campioni. Soprattutto quelli che ho scelto io. No, io. Vabbè, dai, cerchiamo di vincere piuttosto. Carichi, tranquillo, con Pinsoglio siamo in una botte di ferro. No, chi che attaccano loro? Tranquillo, che la prende. Tiro e gol di Zegomo, dai. Dai, era abbastanza forte. Ma era sul suo palo. Ok, forse un po', ma si rifarà, si rifarà. Forza, dai, proviamo a recuperare. Forza, Berna, è il tuo momento. Arriva il tiro. Non ho niente da fare. Ah, lo sapevo che questo non dovevamo prenderlo. Vediamo cosa fa il tuo garetto qua, va. Adesso ti fa vedere lui. Forza, fenomeno gallese, tira. Nada, neanche lui, caro. Solo sfortuna, vai tranquillo, Gar. Ah, adesso ci pensa il mio fenomeno. Dai, che buona. Tiro di Willy. Ah, parata di Mister Laser. E fine primo tempo. Beh, troppo fuori del gioco. Lo scambio con Berna e metto anche Masa al posto di Lewis, che è fuori ruolo. Ah, boh, tranquillo, fai tutto tu. Abbiamo ancora un fenomeno dell'anno scorso, non dimentichiamocelo. Ma giusto, vai una battita. Ah, niente. Vedi, è così che si fa, mica come quello là che prova la giocata. Zitto, dai, guarda il cross. Mi piace. Colpo di testa di Fontana e da rete.
Sì! Guarda così, continuiamo! Bella anche questa! Buona, vai, Bailey, è tutta tua! Ah, fuori di pochissimo! Un occhio e mezzo! Fermatelo! Oh, gol di Lautaro! Vedi, colpa del portiere! E sì, cosa faceva? Volava, ma dai, per favore! Dai, forza, brava, prova e... Ah, attraversa! Aspetta, arriva Willy di testa e gol! Oh, mamma, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Siamo carichi come delle molle, vai, Berna, vai, vai, vai! No, niente da fare. Forza, Gareth. Dai, no, parata, lo sapevo. Pensa, te ha presa pure questa, sto spilungone dagli occhi laser. Ok, fuori Gnonto che è stanco. Ah, va bene, dai, questa volta va bene. Ho un'idea, dalla Gareth. Ok, e poi? Ok, ora di reagir. Oh, ma gol, ma chi era, Robben? Oppure Insigne, sì. Beh, oddio, sono un po' diversi come paragoni, Ok, ora teniamola noi. Buona forza, rimani lì. Ed è finita. Sì, andiamo. Alzala questa, capitano Amrabat, alzala, sei grande. Oh, ma che giocatore abbiamo preso, wow. Assurdo, incredibile, non ho parole. Sì, ma sei convinto che Pinzoglio non sia stato questo grande acquisto? Sì, ok, oggi ha fatto schifo, ma si rifarà. Cosa si aspetta dalla squadra Milan? Beh, in campionato li abbiamo battuti e poi abbiamo Bale. Oddio, ma sei innamorato di Bale. Comunque nessuno dice niente di Gnonto che ha fatto gol all'esordio. Come gestirete la stanchezza dopo l'altra finale? Abbiamo fatto vedere, ragazzi, una partita del campionato congolese. Si sono addormentati come dei sassi. Saranno riposatissimi. Ottima tattica. Si aspetta un'altra prestazione positiva da parte di Gareth Bale. E beh, veda lei. Mi aspettavo una risposta simile. Ecco il nostro campione Gareth. Dobbiamo stare attenti perché di là è appena arrivato anche Kessié. A quanto pare qua non l'hanno mandato a Barcellona. Ce la faremo. Ma hai cambiato qualcosa? Sì, sai, Bernardeschi era stanco, Conte pure, e non parliamo di Di Marco. E invece Pinzoglio era semplicemente troppo scarso. Beh, non posso neanche dargli troppo torto visto l'ultima partita. Occhio subito loro. Attenzione. Limani salva. Vabbè, ma l'avrebbe fatto anche Pinzoglio. Attenzione, palla loro pericolosa. Non ho via di lì. Ed ecco che arriva il gol di Kramaric. Questa Pinzoglio l'avrebbe presa. Ne dubito. Attenzione, Amrabat prova il tiro. Nada, amico, nada. Cavoli. Ok, ora passala. Quindi sei in tutti noi, girata e gol. Oh, 2 gol in 2 partite. Incredibile, il nostro Willone. Attenzione, ci riprova. Certo che è un fire, però. Forza, Amra, sappiamo che è la mattonella, vai. Parata, mannaggia magnagna. Sta prendendo la mira, tranquillo. Dici? Dico, guarda. Vai, tiro. Gol assurdo, grande, lo sapevo. Attenzione, allora attacco. Salvataggio incredibile di Fontana. Mitico. Devo far uscire il capitano, è stanchissimo. Ci sta, tranquillo, prima che mi sviene in mezzo al campo. Oh no, attenzione a Kramaric. Ma che parata ha fatto Slimani? Che ti avevo detto io? Fenomeno. Attenzione, spazzatona. E sì, è finita. E andiamo, ma vieni. Sì, alzala il cielo, capitano, alzala. E adesso guarda un po' cosa ti combino, eh. Ma grande, lo sapevo. Benvenuto da noi, Mario. Sì, abbiamo preso un top player. Dai, più o meno, ma come hai fatto? Visto che i soldi dei premi non erano ancora arrivati, ho fatto una cessione. Ma dai, e quale cessione? Ho venduto Slimani. Come hai usato? Vieni qui su FIFA che ti pesto di... Ok, direi che per oggi possiamo chiudere qui con FIFA, ciao! Mamma mia, quando fa così mi fa paura. Bella ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo vinto addirittura 2 supercoppe. E chi mai se lo immaginava? Non vinco in Fall Guys, ma vinco qua. Meglio così, va bene. Bene, come dicevo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare like e iscrivervi al canale se vorreste altri video così di FIFA. Soprattutto perché ho intenzione di portarli, penso, per un bel po' di tempo. Prima dell'uscita di FIFA 23, che tra l'altro sarà l'ultimo con il nome FIFA, sì, terrà ancora un anno, volevo farvi una carrellata di FIFA, tutto agosto. Vi chiederete perché? No, beh, semplicemente mi sono molto facili da fare, quindi penso che porterò anche un po' qualcosa più po' gameplay. Vedete spesso video di FIFA, sappiatelo. E magari anche Fall Guys, vedremo insomma. Bene, ripeto, il video di oggi finisce qui e noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo Shorts e venerdì prossimo con un altro nuovo video. E bella raga, ciao! Mamma mia, voglio proprio vedere sta stagione con Balotelli. Speriamo non litighi con nessuno.